Oggi parliamo del prosciutto crudo, di un fenomeno che lo avvolge e che ogni tanto lo vediamo nel taglio. Quando entriamo nella bottega che chiediamo il prosciutto crudo, ogni tanto vediamo questo fenomeno. Vedete questi puntini bianchi che sono all'interno del prosciutto? Io ne ho sentite di ogni. Cristallizzazione del sale, gessetti, tutti dicono la propria, ma in realtà quei puntini bianchi che vedete nel prosciutto si chiama tirosina. È un fenomeno che avviene nella denaturazione delle proteine, soprattutto in prosciutti che hanno una lunga stagionatura. Naturalmente io l'ho fatta molto corta e un breve riassunto, ma abbiamo scritto anche un bellissimo articolo sul blog che va a capire anche le parti scientifiche, cioè il perché avviene questa cosa. La tirosina quindi viene considerata non un difetto nel prosciutto crudo, ma un pregio, perché ha un significato estremamente importante. Significa che il prosciutto ha subito una stagionatura che sicuramente parte dai 24 mesi a oltre e fa sì che il nostro prosciutto abbia quel gusto, quel sapore, quei sentori che non sanno di quel profumo che resta sempre un po' malsano di carne fresca, tanto per intenderci. E quindi la tirosina aiuta anche a capire e a far sì che diventi un pregio, è come un bollo, un simbolo, un timbro che ci dice che il prosciutto ha subito stagionatura lunga ed è sicuramente un prodotto straordinario. Tu sei di un altro mondo, hai tu.